viaggio a Piemonte in Vallanzasca, da Piedibaranca al Colle d'Equa. Sono circa 1000 metri di dislivello e si può arrivare con l'auto a Piedibaranca. L'ultimo tratto di strada è asfaltata ma è molto stretta e non sempre ci sono i parapetti, quindi anche questo va tenuto in considerazione. Prima di farvi vedere il sentiero volevo ringraziare chi si è iscritto al mio canale e chi si iscriverà guardando questo video. E ricordatevi di sostenerlo con un like e di accendere la campanella per essere avvisati di nuovi video che usciranno ogni settimana. Grazie e buona visione! Questa è la strada che arriva a Piedibaranca. Lo slargo per le macchine e la fonda c'è il ponte e si attraversa e inizia il sentiero. Per questa escursione servono scarpe adeguate. Alle mie spalle ci sono i ruderi di Villa Aprilia, che fu costruita da un architetto di Borgosese a inizio Novecento e venduta poi a Vincenzo Lancia, e infatti fu chiamata Aprilia come una delle sue macchine. Fu distrutta nel 1944 e ci sono due versioni, secondo una versione da un bombardamento tedesco, secondo un'altra invece fu incendiata perché era sede dei partigiani, in quanto frequentavano molto il territorio perché era l'unica strada percorribile per la Svizzera. Questi sono i resti della villa. Fino a poco tempo fa c'era anche la scritta Aprilia sull'arco, che però è crollato e l'accesso è vietato. Mi sono lasciata Villa Lancia alle spalle e adesso proseguo verso il Colle d'Egua. Il colle dovrebbe essere su là, da qualche parte in mezzo alla nebbia. Che meraviglia! Si vede il sentiero che sale e lì è il colle d'Egua. Questo è il sentiero che sale al colle.
circa 5 km sono arrivata al Colle d'Egua e sulla sinistra, poco più avanti, si arriva al bivacco Volpone-Sesone, che è questo qua. Tornata all'Alpe Selle, decido di tornare a piedi Baranca passando da qui. All'andata sono passata vicino a Oreto e adesso sto tornando dal sentiero che sale qui. Il sentiero qui è meno frequentato. Attenzione a seguire bene i segnali, perché qua sembra che scenda e io sono andata giù un pezzo, in realtà sale e c'è lì segna via. Sentiero passa in mezzo a piante di mirtilli, a larici, e si passa dal Passo del Dente e si prosegue. Lì è il bosco da cui sono arrivata e arriva qua. Davano pioggia alle 3, ma è iniziato prima. Adesso sto scendendo per tornare alla macchina. Sono sotto, non so se pronunci, Anchum. E è bellissimo. Vedo solo il rumore della pioggia e del torrente. Al ritorno gran parte del sentiero costeggia il torrente Olocchia. Sta piovendo e c'è il sole. E questo è l'ultimo tratto di bosco. Sono uscita dal bosco e sono tornata allo posteggio della partenza. Sono tornata alla macchina e ho fatto alla fine il giro di 13 km. È tornato anche il sole. Grazie per aver guardato fin qua e buone camminate.